Sì, il riposo mi capita a puntino e ci serve per caricare un po' le pile sia fisiche che mentali. Abbiamo fatto un filotto importante e adesso dobbiamo raccogliere le energie per concludere da qui alla sosta in maniera positiva come abbiamo fatto fino adesso. C'è la Coppa Italia che ci teniamo comunque a far bene, andare avanti e poi ci sono le ultime partite di campionato fino alla sosta alle vacanze e quindi ci teniamo a far bene e a continuare la nostra striscia positiva. Sì, secondo me serve fino a un certo punto, il campionato è ancora molto lungo. È chiaro che beh, è una partita importante, di due dirette inseguitrici, quindi la guarderemo sul divano attentamente. Io personalmente spero in un pareggio. Sì, secondo me sì, l'avevamo detto anche all'inizio, erano queste, e poi secondo me c'era anche il Cosenza sulla carta che ha avuto qualche difficoltà. Il campionato sta dicendo questo e vedremo alla fine. No, io la sto vivendo bene, anche perché fino all'infortunio ho sempre giocato. Poi c'è stato questo infortunio, dopo è chiaro che non è facile riprendere subito, anche perché quando sono entrato con la squadra abbiamo avuto anche il turno infrasettimanale e quindi non è stato possibile allenarmi a pieno regime tra viaggi e partite. Quindi piano piano ho ripreso un po' di condizioni e adesso sto bene e niente, poi è chiaro che una squadra forte che ambisce al primo posto è normale che ci sia della competizione, che ci siano tanti giocatori importanti che si giocano il posto la domenica. Il mister ci dice sempre di pensare a noi stessi. Una cosa che non vuole è quella di penalizzare la squadra con atteggiamenti che non vanno bene. E questo ce lo dice spesso. Poi il mister ha una mentalità vincente che riesce a trasmetterla a tutto il gruppo. Niente, speriamo di andare avanti così e di raggiungere l'obiettivo. Ma sì, secondo me più che la difesa è più che una questione di reparto, è una questione di mentalità. Il calcio secondo me è cambiato, adesso non si può parlare di difesa, centrocampo, attacco. Si difende e si attacca tutti assieme. I primi difensori sono gli attaccanti e poi i centrocampisti difensori. Quindi penso sia più una cosa di squadra che di reparto, di singoli. E la stessa cosa vale per gli attaccanti, perché se la palla gli arriva male da dietro è fatica dopo far gol. Quindi secondo me bisogna, c'è qualcosa da aggiustare sicuramente, e ci stiamo lavorando ogni settimana e niente. Difficile da dire, io sono di parte, per cui ti direi di sì. E dopo però c'è sempre la questione campo, nel senso il campo che poi determina tutto. Secondo me Lecce è una squadra forte, ma lo era anche l'anno scorso. Niente, l'unico giudice supremo è il campo alla fine, quindi dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo e basta, poi vedremo alla fine se questa squadra è stata veramente forte o no.